Bene, torniamo sul piano penale e parliamo di alcune incriminazioni specifiche per gli appartenenti alla Guardia di Finanza, previste dalle norme militari. I reati speciali dei finanzieri sostanzialmente sono tre: la commissione di una violazione delle leggi finanziarie, la collusione con estranei per frodare la finanza e l'appropriazione o la distrazione a profitto proprio o altrui di valori o generi di cui il finanziere abbia la custodia o la sorveglianza per ragioni di servizio. Tutti questi illeciti, fermi le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali, sono giudicati dai tribunali militari. La ricostruzione ermeneutica di due di essi appare in realtà abbastanza agevole per varie ragioni. Il primo reato, infatti, cioè la violazione di norme finanziarie costituenti delitto, incorpora in modo pressoché integrale l'elemento oggettivo di norme che configurano i delitti lesivi dell'interesse finanziario e fiscale dello Stato. L'ultimo delitto è in sostanza una sintesi di condotte di peculato e di malversazione. Quindi per questi due delitti rimandiamo alle figure con termini. Qui però ci occupiamo specificamente del secondo reato militare, cioè la collusione del finanziere per frodare la finanza.